A noi no, cioè a te sì. Te, hai venduto no. la casa? Ho venduto la casa. Hai visto che l'ha portato bene? Però adesso sono senza tetto. A proposito, tu non avresti una massa No, non c'ho neanche un garage. Non è vero, tu hai la camera, hai la cameretta dove tieni i panni, ricordo. Ho la cameretta dove ho, diciamo, la scrivania, il computer. Scrivania, il computer, la stampante e i panni, me la ricordo. Quindi quella non puoi negarmela. Non puoi negarmela. Non ci puoi stare. Io mi faccio piccolo piccolo. Volendo, vicino a casa mia però c'è un volto. Ok, no, no, sotto il volto quando piove è umido. Vabbè, non è un problema, non è un problema. Un posto te lo troviamo. Sta tranquillo, ragazzi. Sono senza tetto ormai. Allora, a parte il vivo pendecchi, oggi abbiamo già i nostri alunni che ci hanno raggiunti. E il primo con questo ciuffo, diciamo, alla come potremmo chiamarlo? Bah, è un ciuffo ribelle. Molto, molto Elvis the Pelvis in the Memphis. È bello, bello, anche perché è cioè si vede che ci sono. Sì. Finalmente. Esatto. No, in radio rara questa cosa. Allora, si chiama Gervasio, viene da Daniele in provincia di Capriate. Devo avere invertito qualcosa. Si chiama Capriate, viene no. Si chiama Daniele. Probabile. Daniele, ben arrivato Daniele, buongiorno. Ciao. Buongiorno a lei. Vedi com'è composto? Hai provato a toccare Daniele? Tocca Daniele, no, vai. Fatti toccare. Ma che avete fatto voi due? Una congiura, toccatevi tra di voi. Nel senso che lui... Se vi piace, vi piace. No, anche ci piace. Nel salutarci, ho tastato il suo braccio, come dire, muscoloso. No, una cosa. Ma si vedeva già dalle fotografie, adesso racconteremo. Allora, Daniele, ben arrivato. Lui viene da Capriate, San Gervasio, in provincia di Bergamo. Esatto. E si è aggiudicato il 30 Lode in che modo? Vincendo con la foto col polipo in testa. Oh, perché a Capriate chi non ha un polipo in testa non è nessuno. Non è nessuno. Raccontaci posta, allora, se non ricordo male, l'argomento era proprio la pettinatura, la capigliatura. Sì, lui è stato sicuramente il più originale, perché si è scattato questa foto con tanto di polipo in testa, che ha trovato dove? In mare. Bene, cioè. Difficile in montagna, perché io ho provato delle volte a cercare polipo in montagna. Non si sa mai. Delle volte che collina, polipo nel deserto, ma mai. Non c'è in mare ogni tanto. Provaci. Diciamo che sono razze, ce ne sono pochi polipi nel deserto. Il famoso polipo delle Dolomiti, del Brenta. Dai, dove vivi? Io ne ho visti pochi. Lo so, ragazzi, scusate la cultura. C'è un sacco di cose da fare, non riesco a girare come voi. Dove eri al mare? In Grecia, esattamente. Ma guarda che qua la Grecia è conosciuta bene. Ero a Kalymnos. Kalymnos. Sapete dov'è? Come no? È nel Peloponneso. No. Dodecanneso. Dai, Nissiros, Kalymnos. Anche tu però dovresti saperle queste cose. Io ho convinto Peloponneso. No, te pensi sempre al pelo, non è pelo stavolta. Dodecanneso. Che ci facevi? Vacanza. Ci avrei giurato? Sì. Guarda. È un uomo di poche parole, nel senso che è molto ermetico. Una persona ermetica. Ma anche tu hai fatto una domanda, cosa ci facevi in Grecia adesso? O uno... No, cosa ci facevi? Nel senso, eri lì, in spiaggia. No, ero in vacanza, in barca con mio zio. Oh, vedi? Già la barca con lo zio è un dettaglio importante. La barchetta dello zio? Quindi eri a pesca? Sì, quindi l'abbiamo pescato. Sì. Sì, perché la fotografia. No, aspetta, che la fotografia me la ricordo. Il polpo è uscito dall'acqua. C'era la barca, ok? Sì, esatto. E si vedeva l'orizzonte, il mare, la barca, e te che emergevi dalle acque e ti appoggiavi alla barca con sto polipo in testa. Bravo, esatto. Questa era proprio la fotografia. Quindi era pescato di fresco. Era bello fresco? Sì. Ma non era vivo, però. No, meno male, facciamo uno schifo a me sta fotografia pensando che era vivo tutto sto. Che poi non è che fanno male i polli. Cioè, l'hai pescato con la rete? No, non io. L'ha pescato il mio cugino. Lo zio. Ah, il cugino. Quindi eravate nella barca, c'era uno zio, un cugino e un nipote. Sì, un francese, un tedesco e un amico. E un amico. Si è tuffato il cugino. No, tutti e tre. Tutti e tre, però col fucile. Col fucile. Bella la mimica di Sani, che non vedete voi. Ma quando dice delle posso cose. Anche vederla, perché come i bambini fa diretta, la mimica. Ah, già che siamo in diretta, scusate. Siamo in diretta sulla pagina Facebook. Scusate. Però ci fanno giustamente capire che si dice polpo e non polipo. No, scusate se mi intrometto, si dice in tutti e due i modi. Però l'Accademia della Crusca per voi è morta da tempo. Poi ve lo spiego. Polipo o polpo? No, perché tu forse non sai, caro Daniele, che Nasti, sì, certo, Nasti è il figlio putativo di Piero Angela.
E quindi lui queste cose qua le sa. Quindi. Vabbè, quindi stavo dicendo, si è tuffato il cugino col fucile, ha beccato. Abbiamo beccato questo poi. Lui giustamente l'ha portato in barca. E tu hai voluto. Facciamo sta, si può dire. Fallo, dillo, dillo, puoi dire anche delle parolacce. Qua puoi dire tu, dopo abbiamo fatto questa foto cagata. Sì, una caga selfie. No, però ti ha portato bene perché grazie al polpo. O polipo che dir si voglia, tu sei polipo qui con noi oggi pomeriggio. Allora, la cosa interessante è che lui ha descritto l'accompagnatrice come se esistesse, nel senso che lui è venuto da solo. Esatto. E però mi ha descritto nella scheda che ti hanno fatto compilare, è così, questa donna virtuale. Immaginaria. Questa donna immaginaria che dovrebbe essere con te oggi pomeriggio. Cioè, quindi scusa, le cose che sono scritte sono su di lui, sono dei dettagli su di lui. Tutte le... Nasti, è difficile. Cioè, siamo io alla quinta, scheda, ragazzi, sono difficili. Sono come le schede elettorali per andare a votare a dicembre, non si capisce niente. Comunque andiamo per ordine, andiamo lui per ordine. Si chiama Daniele, ha 31 anni, esatto. Capriate, San Gervasio, provincia di Bergamo, l'avevo già detto, professione magazziniere, esatto. Oggi quindi ferie, vacanze, o hai lavorato stamattina? No, ferie. Giustamente ne hai approfittato. Esatto. Mi affascina grazie, sempre, Giovanni, grazie. Magazziniere di cosa? Azienda chimica. Chimica. Riordina le provette. Ma no, c'è no. Tutti i prodotti, sì. Prodotti chimici. È pericoloso allora. Costruisce bombe. Bravo. Guarda che io. Scherzi, ma un attimo. Comunque prodotti chimici industriali, immagino. Esatto, sì. Ok, conosco bene la situazione. Ma ci mancherebbe altro, voglio dire. No, perché io il figlio, io sono il figlio vero di mio padre, che è un chimico, è stato un chimico adesso in ma pensione. Ma anche figlio putativo e lavorava in un'azienda di prodotti chimici, quindi immagino che, sa, che bello sa. Quell'arsenale nucleare che c'hai, mamma mia. Suono descrittivo, tante piccole stanghette. È un quello non sono descrittivo. Più o meno. Più o meno quello. A un hobby penso che sia la prima volta in cui vengo a contatto, diciamo, di un umano che ha questo hobby, ovvero lui adora raccogliere i tappi. Sì. Ma nel vero, cioè è vero questa cosa oppure no? Perché magari c'è uno che colleziona tappi. Allora, faccio un esempio della Grecia. In Grecia si raccolgono i tappi di plastica delle bottiglie perché ci sono delle fondazioni che raccogliendo questi tappi poi regalano. Sì, ma non solo in Grecia, anche in Italia ogni tanto fanno queste cose. Ragazzi, in Italia non ho mai visto. Pensa che in Italia i coglioni per la differenziata, ma gli cazzo. Si fanno anche in Grecia. Certe cose si fanno anche in Italia. Sì. Fatele vedere, invece di rompere i maroni con la differenziata, il sacco non è congruo. Che lui vuol fare il figo, no? Adesso dalla Grecia, lui c'è il fratello in Grecia. Capito? Tra l'altro, scusa, la barca, se è la barca di tuo zio, hai parenti in Grecia. No, l'avete rubata. Stavi andando così bene fino a 3 minuti fa. Non esagerare, non pisciare fuori dal vaso. Ma sembrava una barca. Allora, uno non può avere la barca. Sì, ma era, mi sembrava una barca, un transatlantico. Adesso ho visto solo un pezzettino, però siete arrivati dall'Italia. Hai visto la poppa o la prua? No, ho visto la lateranza. La poppa o la prua? Allora, mi sembrava la parte laterale, cioè la sbordanza. Ha visto il parabordo, allora, il mezzo marinaio. Esatto, ho visto il mezzo marinaio, oppure come si chiamano quelle per non far sbandare? Il parabordo. Quindi non si capiva bene, sembrava una barca più piccola. La bocchetta. E invece cioè è un bel bestione e siete partiti dall'Italia. No, siamo partiti dall'Italia. Allora era la bestia. La barca era già là. Sì. E quindi vedi, quindi... non è difficile. No, è come... una cosa complicata. Stefano, è come una barca locale. Si vedeva che era locale, che non può arrivare dall'Italia con una barca così. Cioè non ci arrivi, o no? Ci arrivi. Tu perdonarci, ma io e Sani abbiamo soltanto l'esperienza del canotto gonfiabile per due persone. Dei cinesi. Esatto, a largo 5 metri dalla riva. Dove, esatto, quindi questo è il massimo della nostra esperienza. Perché io e Nasti mettiamo sul lago di Garda. Siccome d'estate le spiagge sono piene, mi detto, ma perché dobbiamo andare, visto che siamo a casa nostra, esatto. In mezzo... compriamo un canottino, andiamo fuori quei 20-25 metri, ci leghiamo ad una boa e siamo lì. E prendiamo il sole, io e lui, col perizoma. Chi passa ci guarda un po' stranito, però in realtà... Sono belle sensazioni, belle emozioni. Sono belle cose, siamo raccontiamo anche cose intime. Andiamo avanti con la scheda, dice. Hai mai limonato con una persona del tuo stesso sesso? No. Hai mai limonato con una persona del sesso opposto? Ovvio.
queste le banniamo, perché questa domanda qua ogni tanto ritorna. Ma è una domanda, non ha senso, non ha senso. Al limite una delle due falla. Dice, animale preferito, cane, le puttane. Cos'è che c'è scritto qua? Le puttane? Le puttane. Ah, c'è scritto le puttane? Sì, c'è scritto. Ma cosa c'entra il cane con... Perché sono i cani di mia sorella. Sì, il cane di... I cani di mia sorella sono un po' puttane. Sono un po'... Ma dai? Sì. Ma pensate, ragazzi, povero cane. Adesso voglio dire, gli animalisti in questo momento ti staranno veramente... beh, certo, per forza. Cusani, non hai fatto una piega. Eccole qua, sono loro. Aia! C'è la fotografia, ragazzi. Le due puttanelle, le due cagnoline. Scusa, va bene, ma adesso, ma si usa in maniera affettuosa, no? Le puttanelle. In modo perché è vero, quando un cane è tuo e fa un sacco di festa agli estranei, lo dici, sei un po' una puttanella, cioè, appena arriva il primo così, si fa vabbè, abbiamo capito. No, perché puttane! Abbiamo capito. Lo dice Scarpi, lo posso che, dire. Che domanda è, ti piace qualcuno? Nel senso, ti piace qualcuno? Sì, sì, per forza che... Innamorato? Beh, no. Allora la domanda era, sei innamorato? Sono due cose diverse. Ti piace qualcuno? Uno può dire sì. Ma attenzione, ragazzi, perché la domanda prossima, quella che sta arrivando, dice, sai cantare? Sì. E allora perché non approfittare del... Momento karaoke, vai! Vuoi farlo dopo? Devo scaldare la voce. Ma allora, dici solo questo intanto, che ti prepari e ti scaldi. Che canzone ti piace cantare? In generale. Sì, in generale, però. Italiane, straniere. No, ma io so cantare... Il tuo cavallo di battaglia, dai. Il tuo cavallo di battaglia. Ciao. È difficile? Sì. No, beh, c'è scritto ciao amore. Ciao amore? Ciao amore. Chi ha cantato ciao? Ciao? Di chi è ciao amore? Ciao amore, ciao. Ciao. Amore, ciao amore. Ciao amore. Ciao amore. Ciao amore. Ciao. Qualche è quella lì? Sì. Non viene. Allora faccela un pezzo a cappella, vai. Vai. Pronto. Tira fuori forza 3 2 1 5 6 7 8 5. Cioè, vai. Vai. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao. Va avanti con la canzone o la sai fino lì? Sono un pezzo qua. È un perché è un typical, è un recurrent, un genere un po'. Va bene, va bene. Basta, mi ha finito. Descrivi in tre parole l'accompagnatrice, quella virtuale, virtuale. Quindi però giustamente ha detto mia sorella, simpatica, sì, divertente, e poi c'è un altro aggettivo, ma lasciamo stare. Ma l'altra, scusa, l'altra canzone dopo ciao amore, hai capito? Foz. Hai capito Foz? Questa non la so. Come fa? È un'altra canzone? Certo, sai, scusa, ci sono due, porti sempre due preferenze, cioè, quando vai a fare X Factor, esatto, ce ne sono due di preferenze, quindi... Una è questa, l'altra è hai capito Foz. Questa mi sfugge. Se volete me la faccio dopo. Dai, okay, va bene, dai, un po' di suspense, la gente a casa è in tensione, li teniamo proprio sulla graticola. Va bene, torniamo tra poco nel Vivo Open Day.